Buonasera, anzi buonanotte, visto l'orario, dammi la mia panciotta che si intravede qua nel video. Volevo soltanto spendere due parole per questo primo giorno di digiuno. Allora, come è proseguita la giornata? La giornata tutto ok, perfettamente. Ho fatto diverse cose, ho svolto delle commissioni, sono uscita di casa. Ho fatto dei lavoretti dentro casa, mi sono poi preparata le mie cose, il mio brodino serale, tutto perfetto, anzi addirittura avevo più energia di ieri che non ho digiunato, senz'altro. Oggi 8 marzo e ho più energia del 7. Incredibile. Bene, invece stasera verso 10, 11, circa le 11 ho cominciato ad accusare questo dolore che già avevo prima, che non so neanche come spiegare, una specie di spina che io sento nel cuore trafiggermi e poi il dolore si estende fino al braccio sinistro, soprattutto nel polso, e le vene mi si restringono. Poi non so bene che cosa sia, però questo è uno dei dolori che ogni tanto mi vengono. Niente, comunque non è peggiorato, è rimasto stabile. Altre sensazioni? Oddio, mi veniva di prendere il cibo e dirigerlo verso la bocca, non so neanche perché, forse perché i miei pensieri sono sempre gli stessi, cibo, 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 da quando sono piccola che io sono un'ossessa per il cibo, che mangio tantissimo, come ho detto in altri miei video. E quindi stamattina la prima cosa che ho fatto è andare in cucina e pensare bene cosa c'è per colazione. Invece poi ho realizzato che ero a digiuno e quindi niente. Però è vero, la nostra mente a volte ci fa dei trucchetti, come si dice la mente? Mente? Ebbene sì, tutto sta nel non identificarsi con i nostri pensieri, lasciarli da parte o semplicemente osservarli con un occhio esterno, in questo modo. Il peso di oggi era 59,6. Voglio proprio vedere a che punto arriverà, se si fermerà. Stiamo a vedere, ragazzi, stiamo a vedere. Una cosa strana di me è che io non sono abituata a bere molto. Purtroppo io bevo veramente poco, forse anche questo causa la mia ritenzione idrica, la mia cicciosità nelle gambe. Per esempio io d'estate arrivo a bere massimo, a massimo 2 litri e mezzo di acqua, 3 litri al giorno, ma provo ad essere un giorno super caldo e sono stata a cuocermi sotto il sole e ne sono disidratata. Se no. No, io anche d'inverno bevo anche meno di 1 litro d'acqua al giorno e oggi berne più di due, anzi quasi tre, non lo so, non mi ricordo manco più perché non ho conto. Comunque, sicuramente più di due. Oggi berne più di due mi ha scombussolato, è stata pure una fatica per me, però so che è necessario e lo continuerò a fare. Oggi non ho fatto glisteri, perché volevo lasciare che il mio intestino si svuotasse da solo. Da domani comincerò a farle e comincerò a darci, diciamo, dentro con la terapia. Ho veramente delle occhiaie colossali, ma è anche perché adesso saranno le 2:30 di notte, del mattino, come lo volete chiamare voi. Io sono un tipo notturno, quindi non mi viene il sonno, ma il mio corpo accusa la stanchezza come si evince dai miei occhi. Spero comunque che questi video che io faccio, oggi sono il primo, ma so che ne farò altri, spero che comunque siano di incoraggiamento per persone che vogliono fare il digiuno, che non si sentono pronte, che non hanno la forza. Io mostrerò quello che succede in questo digiuno. Spero che tante persone malate si convincano e prendano seriamente questa opportunità. Allora, riguardiamo le occhiaie, puntini, vari puntini sparsi per il viso.
occhiaie, puntini. E questa è la mia pelle malsana. Questo fa parte delle note aggiuntive. La lingua. La lingua. Ora la vediamo subito. La lingua è bianchiccia. Il digiuno è una pratica molto importante, è una pratica antica in realtà da riscoprire. E non c'è paura da avere per il digiuno, non c'è da pensare, ah, ma se mi succede questo e quest'altro, cioè, tanto quello che di male potete avere o che potete sentire già è dentro di voi. Il digiuno non peggiorerà le cose, o almeno può esserci un piccolissimo peggioramento nel momento della crisi eliminativa, cioè nel momento in cui tutte le tossine sono lì accumulate per uscire, però dopo ci sarà un serenissimo benessere e l'energia si alzerà notevolmente. Io non vedo l'ora che questo avvenga. Ebbene, vediamo come andrà. A domani, al prossimo video. Un abbraccione! Ciao! Vorrei fare la parte in inglese, c'è questa, c'è, ora sta impazzendo, c'è questa coccinella che gira, da, è due giorni che sta qua, non riesco a mandarla fuori, e forse non vuole andarci. Ora è sul ombrello, vediamo se riesco a prenderla. La coccinella che mi segue, bene, buon segno. Ora filtro. Stra buono. Oh mio Dio. Se ne fosse concesso di più ogni giorno andrei avanti con questo. Però ho diritto a un litro totale di succhi di frutta e verdura freschi al giorno, forse anche per non andare in eccessiva disintossicazione, nel senso, forse anche perché la frutta e la verdura cruda tende a sciogliere molto più velocemente il muco e potrei sentirmi un pochino male, poiché la crisi di eliminazione verrebbe prima. Se qualcuno si chiede